Dunque, oggi spendiamo la prima parte delle ore di oggi a introdurre un argomento nuovo finché siamo relativamente freschi all'inizio della lezione e poi riprendiamo gli esercizi che avevamo iniziato ieri e vediamo di applicare anche qualche esercizio su questo nuovo argomento. Questo tema dei sottoprogrammi o delle funzioni, come le chiameremo, perché poi è il termine che usa il linguaggio C per indicare queste cose, è un ingrediente che serve per passare a programmi di complessità superiore a quelli che stiamo facendo finora. Finora abbiamo dei programmi di cui la lunghezza massima va intorno alle 30 righe. Ci stanno quasi tutti in una pagina. Ma se immaginiamo che programmi complessi possono essere composti magari da mi diverse migliaia di linee di programma, e non stiamo parlando di complessi come può essere Windows o come può essere Word o come può essere Firefox, no? Stiamo parlando di programmini no, non particolarmente, diciamo così, evoluti, che però al loro interno facciano diverse operazioni. Allora diventa importante riuscire a riconoscere anche a livello di codice una certa modularità, una certa suddivisione dei compiti che è la stessa che abbiamo in mente nel momento in cui costruiamo noi il programma. Cioè noi un programma che abbia 200 funzioni diverse non lo vediamo come una cosa unica, lo vediamo come tante funzionalità diverse, no? Che affronteremo sia in termini di progettazione che in termini di codifica, una per volta. Un pochino, cioè proviamo a fare lo sforzo di fantasia e generalizzare l'esercizio che abbiamo fatto ieri, dove per un attimo abbiamo detto, dimentichiamo il programma principale, risolviamo questo sottoproblema. L'abbiamo fatto, mentalmente abbiamo lavorato in modo separato, c'è il programma, c'è il sottoproblema, ma poi alla fine copia e incolla è andato a finire tutto insieme. È andato a finire tutto annegato di un unico codice dentro la funzione main. Allora, quello che impariamo oggi è a strutturare il codice che scriviamo in più moduli, no? In più parti di programma, che poi interagiscono tra di loro ovviamente, ma non sono tutte scritte nello stesso posto. E questo ci permette sicuramente, no, di essere più chiari nella codifica, ma soprattutto anche di riutilizzare funzioni già risolte in passato. Facciamo un esempio semplice, prendiamo una funzione matematica, no? Immaginiamo di dover calcolare, non so, diciamo il fattoriale di un numero, no? Di cui non c'è una funzione pronta nella libreria C, ma noi sappiamo che con un semplice ciclo riusciamo a calcolarcelo. Allora, se ne avessimo bisogno di questo calcolo 10 volte in un programma, sarebbe estremamente antipatico dover copiare per 10 volte quel ciclo di tre istruzioni che mi calcola il fattoriale. Sarebbe bello poter definire a parte, no, un insieme di istruzioni che calcolano il fattoriale e poter fare riferimento dicendo ok, adesso mi serve di nuovo calcolarlo, vai a utilizzare, richiamare quelle istruzioni che ho già scritto. Scrivo una volta sola e le riuso più volte. Le riuso più volte all'interno dello stesso programma, ma anche all'interno di programmi diversi. No? Programmi diversi che magari hanno bisogno delle stesse operazioni, hanno bisogno anche loro di calcolare il fattoriale. Allora non vado in un programma nuovo di nuovo a ripartire da zero, ricostruire da zero quella funzione. Vado a pescare, a riutilizzare una funzione che ho già fatto in un programma precedente e non solo mi permette di risparmiare tempo nel non rifare una seconda volta una cosa che avevo già fatto. Ma soprattutto se è una funzione che è presente in un programma che avevo già fatto in precedenza, molto probabilmente sarà già, gli eventuali errori sono già stati corretti, sono già stati scoperti. E quindi di fatto prendiamo non solamente del codice che calcola una funzione, ma del codice già debuggato, già corretto, già verificato. Quindi funziona, tra virgolette, di sicuro. Poi di sicuro non c'è nulla, ma. E quindi impariamo, no? Non solo ci impegniamo a ragionare, a costruire le applicazioni in modo strutturato, un passo alla volta, un livello alla volta, ma poi
a riflettere questa organizzazione anche all'interno del codice. Quindi noi sicuramente quando progettiamo, affronteremo problemi più complessi, dovremo ragionare in questo modo. Però poi, questo è un esempio concettuale che fa vedere che come un problema complesso, no, si divide o si organizza in sottoproblemi più piccoli, ma questo ci aiuta poco a livello di codice. Allora, vediamo quali sono gli strumenti però concreti del linguaggio C che ci permettono di ragionare in modo modulare. Quindi il nostro obiettivo è quello di non avere tutto il codice del programma dentro un'unica funzione main, ma avere tanti blocchi riutilizzabili, che svolgono ciascuno una parte di elaborazione, e poi possono essere usati tutte le volte che ci serve. Un po' come creare una nostra libreria aggiuntiva. No, voi nella libreria, se andate a vedere la documentazione del compilatore, vi fa vedere che in libreria math.h c'è una serie di funzioni. Però se non c'è quella che vi serve, potete aggiungerne una nuova? Sì. E vediamo come si fa. Possiamo creare una nuova funzione in aggiunta a quelle che già ci sono, che già, diciamo così, sono comprese nella libreria standard insieme al compilatore. Poi possiamo aggiungere le nostre. In realtà, noi sappiamo già, anche se non ce ne rendiamo conto, che cos'è una funzione in C. Perché quando noi scriviamo int main, aperta e chiusa tonda, stiamo di fatto definendo una funzione nel nostro programma. La struttura vera di un programma in C è un insieme di funzioni. Quando voi aprite un file main.c, dentro questo file ci possono stare molte funzioni, di cui una si deve chiamare main, perché è quello il punto di partenza da cui poi il compilatore fa partire l'esecuzione del programma. Ma possiamo definire altre funzioni che non si chiamano main e che possiamo usare a nostro piacere. E queste funzioni si possono richiamare l'un l'altra, quindi una funzione nel proprio svolgimento può usare altre funzioni. In alcuni linguaggi esiste una differenza di terminologia e si usa sia il termine procedura che il termine funzioni. Solitamente quando si parla di funzione si parla di un insieme di istruzioni che calcolano un valore, ritornano un risultato, calcolano, non so, il seno iperbolico di x, oppure di procedure che sono sottoprogrammi, no? Insieme di istruzioni che non ritornano nessun risultato, ma semplicemente fanno delle cose. Cioè, il sottoprogramma che mi stampa, ad esempio, il quadrato di asterischi di lato n, in quel caso lo chiamerei una procedura, perché fa una cosa, non è che calcola un numero, fa certe cose. In C questa distinzione non c'è, no? Si chiamano tutte funzioni. Semplicemente alcune funzioni non hanno nulla da ritornare, allora in quel caso useremo una parola chiave che si chiama void per indicare il risultato che deve ritornare, non c'è. Ma come terminologia, quando parliamo di funzioni in C, comprendiamo entrambe le categorie, sia sottoprogrammi che fanno cose, sia sottoprogrammi che calcolano valori. Questi sottoprogrammi, queste funzioni, devono, per poter essere utili, devono essere innanzitutto riutilizzabili. Non servirebbe a niente creare una funzione che calcola il fattoriale di 9, del numero 9. Servirebbe molto di più avere una funzione che calcola il fattoriale di un numero che ti indico di volta in volta. Che no, quando ne avrò bisogno ti dirò di quale numero devi calcolare il fattoriale. Tu sei capace di calcolare il fattoriale di qualunque numero e allora ogni volta ti passerò un parametro, un valore su cui dovrai lavorare. La funzione o la procedura che stampa il quadrato di asterischi di lato 5 ha una certa utilità, ma una funzione che stampa un quadrato di asterischi di lato generico, parametrico, che dipende da un certo parametro, è più utile. Quindi una funzione è più riutilizzabile se è più parametrizzata, se è più generica, se è usabile in contesti diversi, se è possibile modificarne il comportamento passandole valori diversi. Questo è il motivo per cui ogni funzione di fatto non è semplicemente fatta da un insieme di
istruzioni, ma un insieme di istruzioni che lavorano su dei parametri di ingresso, su dei valori che vengono forniti da chi ha richiesto la funzione, da chi ha richiesto di eseguire la funzione. Pensiamo all'esempio di ieri. Noi ieri avevamo pensato a una piccola funzione che calcolasse, che verificasse se all'interno di un vettore c'era un certo valore. Era quelle tre istruzioni in cui andavamo a ricercare il valore, no? Se era presente o no. Ecco, questa funzione, per poter, se ragioniamo in termini di modulo, quello è un modulino che riceve in ingresso il valore del numero da cercare e il vettore all'interno del quale cercarlo. Non necessariamente si devono chiamare num e v come li chiamavamo ieri, ma è una funzione che, dato un vettore di reale in quel caso e un numero reale, verifica se quel numero c'è all'interno del vettore. Questa è una funzione che potremmo definire come modulo, scriverla una volta sola e ogni volta la richiameremo con valori diversi del numero da cercare ed eventualmente con vettori diversi all'interno del quale ricercare quel numero. E se è generica, se è fatta bene, la possiamo usare in tanti modi diversi. La funzione printf che stiamo usando dall'inizio del corso stampa dei valori. La variabile che stampa la decidiamo noi ogni volta, diciamo adesso devi stampare x, adesso devi stampare y, adesso devi stampare a oppure b oppure d. La funzione è sempre la stessa, printf, ma i parametri che le passo di volta in volta sono diversi e quindi il risultato che ottengo sarà ogni volta diverso. Noi adesso impariamo a fare la stessa cosa. Vabbè, qui dice semplicemente che nel caso in cui una funzione non debba ritornare nulla esiste la parola chiave void, ma adesso lo vediamo meglio nella sintassi. Allora, per definire una nuova funzione la sintassi è estremamente semplice. Come quasi tutta la sintassi in C, è molto stringata, molto asciutta. Tipo del risultato, nome della funzione, parametri che questa funzione deve ricevere. Qui riconosciamo un pochino la definizione del main. Int, main, aperta e chiusa tonda. E poi, aperta e chiusa graffa, corpo della funzione. Con la stessa identica sintassi è possibile definire qualsiasi funzione. Semplicemente cambiando il nome della funzione, non sarà più main, sarà fattoriale, sarà trova il valore nel vettore, un nome che scegliamo noi. Di una funzione che ritornerà un valore, e un valore di tipo intero, di tipo reale, allora in questo caso dirò che la funzione sarà una funzione int trova il valore, perché mi restituisce 0 o 1 a seconda che l'abbia trovato o no, è un numero intero, in C non c'è il tipo di dato boolean, oppure float fattoriale, e mi restituisce il numero reale che è dato al fattoriale del numero, oppure nel caso in cui la funzione non debba restituire nulla, perché non è una funzione che calcola valori, ma è una funzione che svolge operazioni, ad esempio stampa gli asterischi, scriverò al posto del tipo del risultato, anziché int oppure float, scriverò void. Void sta per vuoto, mancante. Quindi scriverò void quadrato di asterischi, per dire che definisco una funzione che si chiama quadrato di asterischi e non restituisce nessun valore. E poi tra parentesi specifico di quali parametri avrà bisogno la funzione per poter lavorare. Adesso vediamo qual è la sintassi per definire i parametri. Di ogni parametro sarà una serie di variabili, definirò il nome e il tipo dei valori su cui deve lavorare. E poi definisco le istruzioni che servono per fare quel lavoro. È un blocco dentro la parentesi di graffe come qualunque altro blocco di istruzioni. Quindi non c'è nulla di speciale, semplicemente una funzione che non viene chiamata all'avvio del programma, ma viene chiamata solamente quando il main ne ha bisogno. Ogni funzione al suo interno deve avere un'istruzione finale che termina l'elaborazione, che finisce il lavoro, è l'istruzione return. L'istruzione return noi la stiamo usando sin dalla prima lezione, perché quando creiamo un file nuovo, diciamo così, viene inizializzato uno scheletro con la funzione main, la cui ultima istruzione è return 0. L'abbiamo sempre lasciata lì, non ci ha mai dato problemi. Adesso impariamo cosa vuol dire. Vuol dire che a un certo punto la funzione ha finito di fare il proprio lavoro e può ritornare il valore, un valore, per cui era stata chiamata.
Per cui, poiché main è una funzione che è definita come int, numero intero, deve ritornare un intero, quindi il return ritorna un valore intero. In questo caso abbiamo sempre ritornato 0, che sta a indicare convenzionalmente che il programma è terminato correttamente. Se ritornassimo un valore diverso da 0, staremmo a indicare, sempre per convenzione, che il programma è terminato a causa di qualche errore. Ma questo lo vedremo più avanti, sui valori di ritorno della funzione main in particolare. Ma qualunque funzione può ritornare un valore, semplicemente con l'istruzione return seguita da un'espressione, quindi può essere una variabile, può essere una costante, può essere un'espressione anche più complessa, che calcola un valore del tipo della funzione. Quindi la mia funzione fattoriale a un certo punto ritornerà f o fat, che è la variabile all'interno della quale ho calcolato il valore del fattoriale. Come caso particolare, nel caso in cui la funzione sia una funzione di tipo void, quindi non ritorna nessun valore, l'istruzione return è priva di parametro, quindi return, punto e virgola, perché non c'è niente da ritornare, devo semplicemente dire ho finito il lavoro. L'istruzione return termina il lavoro della funzione, perché è l'istruzione con cui la funzione dice ho finito e questo è il risultato che mi hai chiesto, se me l'hai chiesto. Se non me l'hai chiesto dico ho finito e basta, e non ti do nessun risultato. Quindi questa istruzione deve sempre essere raggiunta nell'esecuzione di qualunque funzione. Ecco, dove le scrivo queste cose? Queste nuove funzioni le definisco all'interno del file sorgente, al di fuori della funzione main. Non lo scrivo dentro le graffe del main, lo scrivo dopo o prima, è indifferente, ma al di fuori, allo stesso livello, sono fratelli del main, sono tante funzioni una vicina all'altra, non sono una dentro l'altra, come posizionamento nel file. Vediamo un esempio, facciamo un esempio per capirci meglio del fattoriale di cui abbiamo parlato fino adesso, per fare uno semplice semplice. Lo chiamo fattoriale funs per ricordarmi che lo faccio con le funzioni. No, immaginiamo un programmino che voglia calcolare, permettere all'utente di calcolare il fattoriale di un numero. Quindi dirò all'utente, caro utente, inserisci un valore reale, leggiamo un numero reale, lo mettiamo nella variabile x, e poi calcoliamo y uguale fattoriale di x. E stampiamo fattoriale di %f del numero che hai inserito vale %f. E stamperò x e y. Non dirmi questa cosa. E ci è piaciuto così tanto che lo rifacciamo. Allora, questo è ciò che voglio ottenere. Poter usare una funzione che ho deciso io, fattoriale, che non esiste, ma me la definisco io.
come se fosse una funzione, se al posto del fattoriale dovessimo calcolare la radice quadrata, non avrei problemi, scriverei y uguale sqrt di x. Se dovessimo calcolare il seno, scriverei y uguale sen di x, perché sono funzioni che sono già incluse nella libreria matematica standard. Adesso invece no, vogliamo usare una funzione che non c'è. La definisco io. Quindi, dal punto di vista di chi scrive il main, è come se usasse funzioni che qualcun altro ha scritto, che sono già nella libreria, che si chiami fattoriale, che si chiami radice quadrata, si scrive nello stesso modo, la sintassi non c'è nulla di diverso. È una funzione che riceve un parametro, ha un nome e ritorna un valore. Il problema è che ovviamente questa funzione non esiste, per cui se io provassi a compilare questo programma, a un certo punto lui mi dice undefined reference to fattoriale. Hai fatto riferimento a una funzione, a qualche cosa che non è definito. Giustamente, nessuno l'ha detto che cos'è. Ma lo posso definire io, no? Quello che impariamo a fare oggi è costruire e dichiarare noi una funzione nuova. Una funzione che si chiama fattoriale, che ritorna un valore reale, e poi adesso vediamo come si fa a indicare il parametro. La funzione che si chiama fattoriale ritorna un valore reale e per lavorare accetta, deve accettare un parametro, un valore, a sua volta un numero reale, di cui poi calcolare appunto il fattoriale. Allora, tra parentesi, devo indicare qual è o quali sono, nel caso in cui siano più di uno, i parametri che questa funzione riceve in ingresso. In questo caso è un numero reale, quindi un numero reale lo dichiaro come se dichiarassi una variabile nuova. No, un numero reale che chiamo valore. Cosa sto dicendo alla riga 19? Sto dicendo, definisco una nuova funzione, si chiama fattoriale, restituisce un valore reale, un float, e riceve un parametro che si chiama valore di tipo reale. Aperta graffa, e ora devo scrivere lì dentro il corpo di quella funzione, cioè le istruzioni che fanno sì che quella funzione effettivamente calcoli sto fattoriale. Perché finora è una funzione che millanta di saperlo fare, ma non lo fa. Allora, questa è una funzione come il main. Dentro questa funzione posso fare tutto ciò che posso fare normalmente nel main: dichiarare nuove variabili, fare delle operazioni di lettura, scrittura, stampa, calcolo. Comunque, in questo caso, il calcolo del fattoriale, ho bisogno di definire una variabile. Che si chiama? Chiamano fattoriale, la inizializzo 1.0. E poi ho una variabile intera che mi conta le iterazioni e poi devo moltiplicare tante volte, no? For i uguale 0, i minore di valore, i più più, fat uguale fat moltiplicato i. Non uguale 0, uguale 1 magari. Da 1 a fino al valore, diciamo così. Perché se no moltiplico per 0 e non è tanto contento. Quindi il fattoriale parte da 1 e poi 1 per 1 per 2 per 3 per 4 per 5 fin tanto che ho moltiplicato per il valore della variabile valore compreso, ovviamente. Dopodiché attenzione che qui non devo fare printf del valore, del fattoriale. Sarebbe sbagliato. Questa funzione non deve stampare, deve calcolare e basta. Ha un valore e questo valore lo restituisce. Quindi questo no. Ha calcolato un valore e restituisce questo valore. Questo è il valore di ritorno di questa semplice funzione. Quindi queste due righe già le conoscevamo, avremmo potuto benissimo metterle nel main direttamente a questo punto. Ma per maggior chiarezza e per possibilità di riutilizzare questo codice un'altra volta, abbiamo deciso di prendere quelle istruzioni, anziché annegarle dentro il codice del main, isolarle in un modulino a parte, che ha il suo nome e il suo cognome.
si chiama fattoriale, è dichiarato che cosa riceve in ingresso e che cosa genera in uscita. E poi dentro c'è sempre lo stesso codice, il fattoriale lo calcolo sempre così. Ma dal punto di vista del main potrei anche non vedere, di chi scrive il main, potrei anche non vedere com'è fatta questa funzione. Non mi interessa, se so che è giusta, che se chi l'ha scritta non l'ha fatta sbagliata, la uso e basta. La uso come se fosse una funzione qualsiasi. Quindi, la funzione ha un nome, un valore di ritorno, dei parametri, in questo caso ne ha uno solo, e un corpo. Il corpo fa delle operazioni e poi alla fine chiama l'istruzione return per dire ho finito. La funzione, i parametri della funzione si definiscono come se stessi definendo una serie di variabili, con la stessa sintassi delle variabili, tipo nome. Se dovessi definirne più di una, virgola, altro tipo, altro nome, virgola, altro tipo, altro nome. Dentro le funzioni posso definire delle variabili, fat, i, sono tutte variabili che, come dicono queste parentesi graffe in modo abbastanza eloquente, secondo me, sono variabili che vivono solo dentro quella funzione lì. Le chiamiamo variabili locali. Sono variabili che sono visibili solo dentro quelle parentesi graffe. Così come, per completa simmetria, anche queste variabili x e y che avevo dichiarato nel main, sono variabili locali al main, visibili solamente dall'interno della funzione main. Questo significa che la funzione fattoriale, là sotto, neanche se facesse i salti mortali, non riuscirebbe in nessun modo a usare la variabile y. Se io provassi a fare, ok, il valore del fattoriale lo metto dentro y, mi serve dentro y, non posso. La variabile y non esiste dentro la funzione fattoriale, non è visibile. La variabile può avere accesso solamente ed esclusivamente alle la funzione può avere accesso solo ed esclusivamente alle proprie variabili locali più al valore dei parametri che le sono stati gentilmente passati. La funzione non può avere in nessun caso accesso ai nomi e ai valori, ovviamente, delle variabili che sono state definite all'interno di altre funzioni. E noi siamo contenti che sia così. Siamo contenti perché se la funzione facesse alla fine y uguale fattoriale, questa funzione potrebbe essere usata solamente in tutti i casi in cui il fattoriale va calcolato e il risultato va messo dentro una variabile che si chiama y. E invece no, se abbiamo bisogno tra un po' e il risultato lo voglio mettere in una variabile che si chiama z, questa funzione me lo devo calcolare. E non deve andare a metterlo dentro y. Se voi provate a compilare questo, ve lo dice. Vi dice, due cose, ma questa la vediamo dopo. Ma alla riga 27 ti dice, attenzione, la variabile y non è dichiarata. Error y undeclared. First using this function vuol dire, te lo dico una volta sola in questa funzione, se lo usassi anche più di una volta. Ma uno dice, ma perché non è dichiarata? Qui è dichiarata, sì. Nella funzione main è dichiarata, ma in questa funzione, leggiamo bene il messaggio d'errore, in function fattoriale y undeclared, nella funzione fattoriale y non è dichiarata. Non c'è, non esiste, non si vede. Ok? Non proviamoci neppure perché tanto il compilatore non ci lascia farlo. Quindi ogni funzione lavora in modo ben delimitato. Sai che cosa entra, sai che cosa esce. Sai che cosa entra, cioè i parametri che ho passato alla funzione, sai che cosa esce, cioè il valore di ritorno. E basta, non può vedere null'altro delle funzioni che la circondano, o di ciò che sta facendo il main in quel momento, o le variabili su cui lavora il main. Poi c'è un altro problema ancora, che era il punto in cui ci eravamo fermati sulle slide, e mettiamoci nei panni del compilatore. Arriva alla riga 12.
Compilatore arriva alla riga 12 e vede fattoriale. Cos'è? Lui va a vedere se c'è una funzione che si chiama fattoriale all'interno delle definizioni che sono state date nelle librerie che abbiamo incluso. Ma di sicuro non ci sarà nessuna funzione che si chiama fattoriale. C'è dopo. Ma nel momento in cui il compilatore compila la funzione main, è arrivato qua, lui compila in ordine, una riga per volta, una funzione per volta. Per cui il problema del compilatore è che quando arriva lì a compilare la riga 12, trova un identificatore fattoriale che non sa se esiste o no. Per cui poi saltano fuori degli errori un po' strani, del tipo warning, che però è un errore, implicit declaration of function fattoriale, alla riga 12. Implicit declaration vuol dire, questa funzione tu non hai mai dichiarato che esistesse, l'hai usata una funzione, allora io, non è dichiarata esplicitamente, per poter continuare la compilazione me la dichiaro io da solo. Se la dichiaro da solo, inventando. No, purtroppo il compilatore ci fa così. Inventando, allora dici, inventiamo, facciamo finta che l'utente abbia una funzione che ritorna un intero e che riceve non so quanti parametri. Peccato che poi più avanti, quando incontra la funzione vera, dirà, ah, errore, conflicting types for fattoriale. Il tipo di dato della funzione fattoriale, conflicting, fa conflitto con che cosa? Col tipo di dato che si era inventato lui nella dichiarazione implicita. Non va bene, no, non dobbiamo lasciare che lui inventi. Ma cosa possiamo fare? Possiamo dire, possiamo fare in modo che il compilatore conosca l'esistenza di questa funzione e in particolare il suo valore di ritorno e i parametri che riceve prima che compili il main. Allora un modo è quello di prendere la funzione da sotto, toglierla e spostarla sopra. E lui compila in ordine, a questo punto compila la funzione fattoriale, genera il codice eseguibile che corrisponde a quelle cose, va bene, non c'è nulla di speciale, e poi compila il codice del main. A questo punto non dovrebbe più lamentarsi, perché quando incontra, ricompiliamo, quando incontra la funzione, la chiamata alla funzione fattoriale, l'utilizzo della funzione fattoriale alla riga 23, sa già che cos'è, perché era messa sopra. Questo è un modo possibile, avere le funzioni dichiarate prima del main. Non mi piace tanto, perché sarebbe bello che il programma iniziasse col main, per leggibilità, poi le funzioni le metto in fondo, perché magari ne ho tante e il main non devo andare a cercare in mezzo alle funzioni. Allora, è possibile dire, quindi la rimettiamo in fondo questa nostra fattoriale, però possiamo lasciare all'inizio un minimo di informazione per dire al compilatore, guarda, ti prometto che poi dopo la metto, la funzione, ma per ora ti dico com'è fatta. Perché al compilatore non serve vederla prima, serve solamente sapere quali sono i valori, i tipi delle variabili di ritorno e dei parametri. Allora, basta che io dia la definizione della funzione, la dichiarazione, e termino con un punto e virgola quassù. Allora, la sintassi è uguale, valore di ritorno, nome della funzione, parametri. Poi posso terminare con un punto e virgola, allora in questo caso ho definito quello che si chiama un prototipo della funzione. Prototype in inglese, un prototipo è una traduzione così, un po' approssimativa del termine inglese che usano prototype, no? Che vuol dire la forma, lo schema della funzione, com'è fatta, non che cosa fa, ma qual è la sua interfaccia. A volte noi la chiamiamo in italiano, la chiamiamo anche la dichiarazione della funzione, o declaration in inglese, così come in inglese qua lo chiamano prototype. Lo scrivo anche in inglese perché poi nei messaggi d'errore saltano fuori in inglese. Dichiarazione non è definizione,
Dichiarazione vuol dire dichiaro che c'è. Definizione, definisco come è fatta e lo mettiamo sotto. Un prototipo che cosa definisce? Definisce il tipo, diciamo così, dichiara il tipo di ritorno, il nome della funzione e i tipi e i nomi dei parametri o degli argomenti, a volte li chiamiamo parametri, a volte li chiamiamo argomenti, e sono sinonimi della funzione. Il prototipo si chiude con il simbolo di punto e virgola. Vuol dire, la funzione è fatta così, punto e virgola, finito. A questo punto il compilatore, quando arriverà alla riga che adesso è diventata 20, prima era la 12, ha tutte le informazioni che gli servono per sapere che quel simbolo lì fattoriale è il nome di una funzione che prende un float come parametro e restituisce un float come valore. E quindi può compilare tranquillamente la funzione main, perché sa tutto ciò che gli serve. Ovviamente prima o poi da qualche parte ci dovrà essere questa funzione, ma può essere a questo punto in qualunque ordine, in qualunque punto del file, sopra, sotto, davanti, non ci interessa più. E infatti noi l'abbiamo messa in fondo, in cui c'è a questo punto la definizione, sì, riusciamo a scriverlo in italiano, sì, della funzione. La definizione della funzione, anche qua, contiene anche, specifica, anche il corpo delle istruzioni da eseguire. E infatti è seguita da un blocco e non da un punto e virgola. Se guardate la differenza, quando io definisco una funzione, qui non ci sta un punto e virgola, non c'è. Nella dichiarazione mi fermo lì, metto punto e virgola per dire per ora ho finito, ti dico solo questo. Sotto invece non c'è punto e virgola perché non ho finito, c'è aperta graffa e adesso ti faccio vedere il corpo. Ti dichiaro, ti definisco, no? Quali sono le istruzioni di cui è veramente composta questa funzione. Quindi, la funzione va definita così. Per poter essere richiamata la funzione è necessario, diciamo così, che all'inizio del programma, quindi dopo l'include, prima della prima funzione, in questo caso è il main, ci sia il prototipo di tutte le funzioni che verranno utilizzate. Quindi prendiamolo come abitudine, in realtà ci vuole un attimo, basta fare copia e incolla della funzione e aggiungere un punto e virgola. Però all'inizio abbiamo una sezione in cui andremo a elencare i prototipi di tutte le funzioni che usiamo in questo programma. E poi più sotto potremo definire le funzioni vere e proprie. Addirittura, ma non lo approfondisco oggi, potremo addirittura mettere la funzione fattoriale non nel file mail.c, ma in un altro file. Basterà aggiungere un nuovo file qui al progetto e dentro l'altro file mettiamo la funzione che ci serve. Non deve neppure obbligatoriamente risiedere nello stesso file, ci pensa poi il compilatore a mettere insieme, in realtà il linker a farlo. L'importante è che siano definiti i prototipi di tutte le funzioni che usiamo, poi ci penserà il compilatore a metterli insieme e trovarli. Quindi se avessimo veramente tante funzioni, anziché avere un main.c di 12.000 righe, avremmo magari 50 file diversi, ciascuno dei quali contiene un pezzo. Ma questo, l'organizzazione dei programmi su più file, per chi prosegue sulla terza facoltà, la vedete l'anno prossimo. Ok. Cosa rimane da dire? Rimane da commentare la riga 20 e che cosa c'entra questa variabile x, o meglio, che relazione c'è tra questa variabile x e questo parametro valore. La linea 20 è la cosiddetta chiamata della funzione.
Cosa vuol dire chiamata? Vuol dire che quando l'esecuzione del programma arriva alla linea 20, qui c'è scritto che il main deve chiamare in causa, no? La funzione fattoriale e chiedere che venga eseguita, eseguito il codice del corpo della funzione fattoriale. Quindi è come se l'esecuzione del programma main nella riga 20 si fermasse un attimo e cominciasse l'esecuzione di queste righe, col main che è rimasto sospeso. Vengono eseguite queste righe e al termine dell'esecuzione, quindi all'istruzione return, questa funzione termina, ritorna, e l'esecuzione del main a questo punto può riprendere, ricominciare. Mi interrompo un attimo, vado ad eseguire la funzione, quando la funzione è finita riprendo l'esecuzione. Nel momento in cui passo il controllo dal main alla funzione, avviene un travaso dei valori dei parametri. Perché il parametro su cui la funzione deve lavorare, qui l'ho chiamato x. La variabile x conterrà un certo valore. Ma la funzione non conosce x. X è una variabile del main, non è una variabile della funzione fattoriale. Il meccanismo della chiamata della funzione, ciò che fa è di prendere il valore della variabile x e copiarlo dentro il valore del parametro, dentro la variabile parametro, la variabile parametrica, l'argomento valore. Quindi cosa succede durante la chiamata? La prima cosa che succede è che uno, il valore di x viene copiato nel parametro valore. 2, il corpo della funzione sione viene eseguito mentre il main aspetta. 3, il valore di ritorno della funzione viene restituito al main e in questo caso viene memorizzato nella variabile y. Quindi nel momento in cui chiamo una funzione, chiamata o a volte si chiama anche invocazione di una funzione, scriviamolo. Quando chiamo una funzione, la prima cosa che faccio prima di attivare il codice della funzione è prendere le variabili, i valori passati a questa funzione, copiandoli nei parametri effettivi della funzione. A questo punto questo valore assume dentro l'esecuzione di questo ciclo un valore numerico che è uguale al valore numerico che aveva la variabile x lassù, senza che però la funzione sappia mai che quella variabile si chiamava x, non lo sa, riceve un numero che guarda caso è identico al numero che aveva la variabile x, poi fa tutto il lavoro e restituisce a sua volta un numero. Questo numero che cosa ne fa il main? Beh, lo mette dentro y in questo caso, potrei averlo dentro una printf, potrebbe essere dentro una espressione più complicata. Dipende da che cosa ne vuole fare il chiamante. Per chi è appassionato di terminologia, diciamo che x è il parametro attuale, mentre valore lo chiamiamo parametro formale. Alcuni testi trovate ancora scritto questo, quindi lo richiamiamo. Parametro formale è il parametro vero, è il parametro della funzione. È il nome della variabile interna alla funzione su cui la funzione lavora. Il parametro attuale, come dice il nome, è il valore vero, attuale, effettivo, che viene poi passato alla funzione.
Quindi qua diciamo che i valori dei parametri attuali vengono copiati nei parametri formali, se vogliamo usare la terminologia corretta. Allora, proviamo a vedere come lavora questo signore, sperando di compilarlo correttamente, che non dia errori, no, non dà errori. Andiamo in debug così vediamo cosa fa. Ferma tutto perché non ho messo un breakpoint. Stoppati. Mettiamo un breakpoint all'inizio qua e partiamo in debug. Allora, proviamo a accompagnare questo programma così capiamo meglio come si comporta. L'abbiamo compilato e l'esecuzione, questo programma è composto da due funzioni, la funzione main e la funzione fattoriale. Le vediamo qua, tra l'altro. Quindi è facile saltare da una all'altra senza andare a cercare nel codice. E l'esecuzione del programma inizia dalla funzione main, non perché sia la prima che compare, ma perché si chiama main. Beh, inserisci un numero, sappiamo come fare, scanf, andiamo a inserire il numero, diciamo 3, così non la facciamo troppo lunga. Adesso y uguale fattoriale di x. Local variables, come al solito, mi fa vedere le variabili del main, che sono x e y, in questo caso x vale 3 perché è il valore che ho appena inserito da tastiera, y è non inizializzato. Adesso chiamiamo la funzione, cioè il programma sta per attivare la funzione. In modalità debug abbiamo due modi diversi. Next line per proseguire. Il next line è lo step into. Dove è andato debug? Noi normalmente usavamo, almeno per abitudine, il tasto F7 che va alla prossima istruzione. La prossima istruzione, come dice next line, il nome della voce del menu, passerebbe dalla riga 20 alla riga 28. Eseguendo velocemente la funzione in modalità non di debug, velocemente, senza farsela vedere. Quello che vogliamo fare noi invece è entrare dentro la funzione perché vogliamo vedere, cioè quando abbiamo una chiamata, una funzione nostra, possiamo scegliere se vogliamo che il debugger entri dentro la funzione, così la vediamo eseguire, oppure se eseguirla semplicemente e passare all'istruzione successiva, dipende cosa stiamo cercando. In questo caso vogliamo entrare dentro, per cui la funzione che dobbiamo usare è step into. Fai un passo, ma dentro, entrando dentro la funzione. Il passo non farlo saltando la funzione, ma entrandoci dentro. No? Le icone lo ricordano abbastanza facilmente perché l'F7, no, il next line, è una freccia che scavalca le parentesi graffe, per dire se c'è una funzione non è entrare nel corpo, mentre qua invece la freccia ci entra dentro. Quindi facciamo step into, chiedendo al debugger di entrare dentro la funzione fattoriale. Occhio cosa succede alle variabili. Allora, il cursore è arrivato dalla riga, era fermo alla riga 20, adesso è entrato dentro la funzione alla riga 40, nella prima istruzione della riga 40. E se guardate, le variabili sono cambiate, non c'è più x e y, ma c'è fat e i, entrambi che hanno dei valori non inizializzati. Quindi è cambiato il contesto, adesso l'esecuzione del programma è dentro la variabile fattoriale, le uniche variabili visibili sono quelle definite localmente dentro la variabile fattoriale, dentro la funzione fattoriale. Le variabili del main non le vediamo più. Non solo, noi possiamo aprire la voce argomenti della funzione,
function arguments, e in questa voce, quindi local variables è un menu, l'altra sottovoce è function arguments, che mi dà l'elenco dei parametri formali della funzione. In questo caso c'è solo valore, ce n'è solo una, e mi fa vedere che valore è uguale a 3. Perché è uguale a 3? 3 è il valore che aveva x. Quindi il valore del parametro attuale, x, che valeva 3, è stato copiato nel parametro formale, valore, che adesso vale 3. Quindi diciamo in poche parole che x, il valore di x è stato passato alla funzione. Passato, si è memorizzato dentro il parametro. Ecco, fatto questo passaggio, questa funzione lavora normalmente, per cui io vado avanti, fattoriale è stato inizializzato 1, e poi lo moltiplico per 1, poi lo moltiplico per 2, poi lo moltiplico per 3, esco dal ciclo, e la variabile factored vale 6, che è il fattoriale di 3, se non sbaglio. Il parametro valore è rimasto 3, nessuno ha toccato, della variabile y non c'è traccia, ma a un certo punto sono l'istruzione return. L'istruzione return vuol dire che questa funzione ha finito il proprio lavoro, consegna come risultato della propria elaborazione il valore della variabile fattoriale, in questo caso la variabile 6, il valore 6. Questo valore torna al main, che era rimasto lì fermo in attesa, il quale lo userà per i suoi scopi. Quindi se faccio F7, il controllo del programma torna su al main. Dove è andata? Ah, non so, sono ancora la parente di graffa. Torna su al main, avendo concluso l'istruzione 20. Qua a fianco vediamo di nuovo che sono ricomparse le variabili x e y e non più i e fat, perché il controllo dell'esecuzione è tornato nel main. In questo caso y uguale 6, da dove è spuntato quel 6? Prima c'era un valore non inizializzato. Il 6 è stato copiato dentro y dal valore che è stato ritornato dal return della funzione. E quindi a questo punto la funzione, se vado ancora avanti di un passo, il programma mi stamperà che il fattoriale di 3 vale 6. Come speravamo. E poi posso terminare. Ok, quindi questo meccanismo avviene ogni volta che chiamiamo una funzione. I valori dei parametri attuali passati alla funzione vengono copiati nei parametri formali della funzione stessa. La funzione viene eseguita e il valore di ritorno della funzione ritorna al chiamante. Il chiamante, che può essere il main, ma può anche essere una qualunque altra funzione, perché a questa funzione fattoriale a sua volta ne può chiamare un'altra se vuole, è a piacere. Non è solo il main che può chiamare altre funzioni, qualunque funzione, se ne ha bisogno, può chiamare funzioni diverse. E quindi possiamo articolare il nostro programma in modo anche abbastanza complesso. Ok? Adesso ci sono ancora due complicazioni che dobbiamo affrontare. La prima è come fare, se ci serve, a fare in modo che una funzione modifichi un parametro, il valore di una variabile che gli viene passata come parametro. Immaginiamo di avere una funzione che deve richiedere all'utente, oppure che deve calcolare, due valori, le coordinate di un punto. Allora, se fosse un valore solo, prendiamo un progetto vuoto per ragionarci.
Supponiamo di scrivere un programma che acquisisca dall'utente le coordinate di due punti e ne calcoli la distanza. Semplice, semplice. Però vogliamo provare a farlo in modo modulare. Vogliamo avere una funzione che acquisisce, visto che devo calcolare, acquisire da tastiera le coordinate di due punti, mi faccio una funzioncina che legga le coordinate di un punto e poi questa funzione la chiamerò due volte. E poi mi farò una funzione che calcola la distanza. Quindi mi faccio una funzione leggi punto, però lo scrivo così, poi lo completiamo, ci ragioniamo, e la funzione distanza. Mettiamo qua i prototipi delle funzioni che vogliamo definire. La funzione leggi punto è una funzione che legge da tastiera le coordinate di un punto e le restituisce al programma chiamante. Scriviamolo. Legge da tastiera le coordinate di un punto e le restituisce al programma chiamante. La funzione distanza invece calcola la distanza dei due punti tra i due punti passati come parametri. Okay? Allora, la funzione distanza è una tipica funzione matematica, no? È facile definire come è fatta. Restituirà una distanza che è un numero reale, non floor, float, e riceve come parametro, deve ricevere le coordinate del primo punto e le coordinate del secondo punto, quindi riceve quattro numeri reali come parametro, ha bisogno delle quattro coordinate, la x e la y del primo punto, x1, la x del secondo la y del primo punto, la x del secondo punto e la y del secondo punto. No? E poi farà il teorema di Pitagora con quelle cose lì. Non è nulla di speciale. Ci dà un pochino più da pensare alla funzione leggi punto. E la leggi punto, vabbè, dentro farà due scanf. Però come fa quei due valori che ha letto a restituirli al chiamante? Restituirli al main? Io non posso dire che la leggi punto restituisce un float. Se è un float è o la x o la y, ma a me servono tutte e due. Purtroppo, per come sono fatte le funzioni, il valore di ritorno può essere uno solo. Ciò che possono essere tanti sono i parametri, ma il valore di ritorno può essere uno solo. Allora, un modo per aggirare il problema, no? Per fare qual è il problema che stiamo cercando di aggirare? Cerchiamo di fare in modo che la funzione possa restituire più di un valore. Allora possiamo aggirare il problema dicendogli, ma senti, ti passo due parametri, tu non restituire nulla come valore di ritorno, perché tanto non mi servirebbe nulla. Ti passo due parametri, x e y, e tu vai a scrivere ciò che ha letto l'utente direttamente, ciò che ha inserito l'utente direttamente dentro quelle variabili x e y. Quindi abbiamo dei parametri che passiamo alla funzione, ma che vorremmo anche che la funzione mi modificasse, non solamente li usasse. Quando noi chiamiamo la funzione di distanza, non vogliamo che la funzione distanza vada a modificare x1, y1, x2, y2. Deve prendere questi valori, usarli per fare qualcosa e mi restituisce un valore.
Mentre nel caso della funzione leggi punto vorremmo che quel valore x e quel valore x, y venisse modificato, perché quello è lo scopo vero per cui chiamo quella funzione. Allora proviamo a implementarla, vi anticipo già che non funziona, ma poi vediamo come correggerla. Una, questa funzione aperta graffa diremmo printf inserisci la x e leggeremo un numero reale e lo mettiamo dentro x, inserisci la y e leggiamo un altro numero reale e lo mettiamo dentro y. E poi ritorniamo, punto e virgola. Ok? Allora, a questo punto il lavoro per il main è semplice, perché potrò definire delle variabili per memorizzare, questo è il main, no? Sì, per memorizzare i due punti, quindi chiamiamolo punto A, x, a y, bx, by. Io ho cambiato nome così, no? Non ci confondiamo tra parametri, variabili della funzione e quelle del main. E dirò, ok, printf all'utente, inserisci i valori, il primo punto, le coordinate del primo punto, leggi punto ax bx. E poi dirò, inserisci le coordinate del secondo punto e chiamerò la funzione leggi punto di nuovo, non è ax, bx, ax, ay. La scissa è l'ordinata del punto A. Siamo più espliciti, del punto A e qua sotto scriviamo del punto B. La x di b, la y di b. Ok, io voglio le coordinate del punto A, quindi dammi la ax e ay, due variabili che userò per contenere la x di A e la y di A. E poi chiamerai la funzione leggi punto per calcolare bx, b, la x e la y, per calcolare, per leggere la tastiera, la scissa e l'ordinata del punto B e le metterò nelle variabili bx e by. Adesso, prima di calcolare la distanza, facciamo una stampa di controllo. I punti inseriti sono %f %f e %f %f. Cioè stampo le quattro coordinate, i punti inseriti sono parentesi tonda 1, 2 e 3, 7. E quindi metterò ax, ay, bx e by come quattro variabili da stampare. Non calcolo la distanza, questo lo aggiungo dopo. Allora, questo sembra funzionare, vi anticipo che non funziona, però compilare compila correttamente, parte dei warning che chiariamo dopo, però se provo a eseguirlo, inserisci la x, magari 1, 2, cioè il punto A, ascissa 1, ordinata 2, il punto B, ascissa 3, ordinata 4, adesso lui mi dovrebbe stampare, ha inserito il punto 1, 2 e il punto 3, 4. Invece mi dice che ha inserito, eppure quelle variabili le ha lette, cavolo, le ho appena inserite. Cosa è successo? È successo che il meccanismo di passaggio dei parametri funziona solamente in una direzione, dal main alla funzione. Poi la funzione, se anche prova a modificare i propri parametri formali, questa modifica non viene propagata all'indietro sui parametri attuali.
non c'è modo affinché la funzione possa modificare una variabile che era una variabile del main. Vediamolo in debug. Qui bisogna sempre fare due volte perché i watch a volte non compaiono. Eccole qua. Allora abbiamo queste quattro variabili che hanno questi bellissimi valori non inizializzati. Printf inserisci le coordinate. Entra nella funzione per vedere che cosa succede. E la funzione mi fa inserisci la x. La x ovviamente ha questo valore schifoso che è stato copiato dalla variabile ax del main. Ma non mi importa che sia un valore schifoso perché tanto adesso con la scanf ci scriverò sopra qualcosa di sensato. Quindi vado qua e inserisco 1. E infatti l'1 che ho inserito è andato a finire dentro la variabile x. Variabile, un parametro della funzione leggi punto, un parametro formale della funzione. Faccio la stessa cosa con la y. Quindi qua inserisco 2, che è andato a finire correttamente dentro y. Questo x e questo y, quando torno su, vengono persi. Perché vediamo che nonostante io abbia modificato le variabili x e y, che avevano preso il valore da ax e ay, le variabili ax e ay non sono state modificate. Cioè ciò che ha modificato la funzione sotto è una copia. È il parametro formale x e il parametro formale y. Non è andato a modificare il parametro attuale ax o il parametro attuale ay. Quando prima dicevamo il valore di x viene copiato nel valore del parametro formale, è proprio così, viene copiato, e mentre il valore del parametro attuale rimane lì, la funzione lavora su una copia, questa copia la può modificare, la può sporcare, può fare ciò che vuole, ma l'originale non viene modificato. Questo è il meccanismo di funzionamento dei parametri nelle funzioni C. Si chiama meccanismo di passaggio di parametri by value, in inglese, per valore o per copia del valore, sarebbe più corretto dire, by value. Che è una cosa buona, perché nel momento in cui chiamo una funzione, sono sicuro che quella funzione non può modificare la variabile che sto usando per passarla. Non è che per il fatto di chiamare la funzione radice quadrata mi cambia il valore della x. No, lavora su una copia, fa ciò che vuole, tanto lo fa su delle variabili di copia, lavora sulle fotocopie. Ma in questo caso però io voglio che lo modifichi. Allora, esiste una funzione che noi conosciamo chiamando la quale può essere modificata una variabile che noi gli passiamo, che abbiamo già usato? È la funzione scanf. Scanf, quando chiamiamo la funzione scanf, %d è commerciale x, diciamo, mette un valore dentro la variabile x. Allora, questo è il momento in cui capiamo, o adesso, nei prossimi 5 minuti, capiremo che cos'era quella che è commerciale e perché la scanf funzionava. Lo sappiamo, lo possiamo fare anche noi. In C non esiste deroga, le variabili sono sempre passate by value. Viene sempre passata una copia di qualcosa. Per fare in modo che una funzione possa modificare il valore di una variabile, non è utile, non serve a niente passare una copia della variabile. Bisogna passare una copia dell'indirizzo di memoria in cui si trova quella variabile. Se io ho una variabile che vale 3 e voglio che tu me la incrementi, me la modifichi, mi legga un nuovo valore al posto del 3, non serve a niente che io ti dia una copia del 3. Tu con quella copia puoi fare ciò che vuoi, ma la mia copia del 3 è rimasta invariata. Io ti devo dire, modifica il valore della variabile che si trova all'indirizzo di memoria 1000.
o dove, qual è l'indirizzo di memoria in cui ho la mia variabile. Quindi non ti passo il 3, ti passo l'indirizzo di memoria della variabile che contiene il 3. Così tu, quando leggerai il valore nuovo, saprai in quale indirizzo di memoria andare a depositarlo. È un modo un po' contorto per permettere a una funzione di modificare una variabile che appartiene al main. Non ti do una copia del valore della variabile, ma ti do l'informazione di dove si trova quella variabile in memoria, per cui tu puoi andare a scrivermi nella mia memoria. Ma lo fai perché io ti ho dato l'indirizzo, se no non sapresti dov'è quel valore. Questo è il caso più semplice di quel costrutto abbastanza complesso del linguaggio C che prende il nome di puntatori. Questa è la versione più semplice dell'utilizzo dei puntatori. Puntatore in C, quando lo sentirete nominare, mi scapperà di sicuro, è sinonimo di indirizzo. Quindi quando dico puntatore, quando dico indirizzo di memoria, sono la stessa cosa. Allora, ciò che faccio è decidere di passare alla funzione leggi punto, non una copia del valore di AX. Non serve, tra l'altro, guarda caso, AX addirittura non è neppure inizializzato. Ma l'indirizzo di memoria di AX, anzi, una copia dell'indirizzo di memoria di AX. Come faccio? È commerciale. È commerciale, nel linguaggio C, è un operatore che, applicato ad una variabile, restituisce l'indirizzo di memoria in cui si trova quella variabile. Quindi ogni volta che facciamo scanf, la mettiamo quella è commerciale, per passare alla scanf l'indirizzo di memoria della variabile dentro cui vogliamo che metta il valore che l'utente inserirà. Ovviamente anche sotto. Quindi ogni volta che io devo passare una variabile ad una funzione e voglio che la funzione la modifichi, devo passarla per indirizzo, devo passare l'indirizzo della variabile stessa. Come faccio a ottenere l'indirizzo della variabile? È commerciale davanti al nome della variabile. Primo passo. Secondo passo, a questo punto devo dire che la funzione, non è più vero che la funzione riceve due numeri reali. La funzione riceve due indirizzi di variabili che contengono reali. Detto con, la terminologia del C, la funzione riceve due puntatori a reali. Come si indica che una funzione riceve un puntatore, riceve un indirizzo e non invece una variabile? Verrebbe da dire con la E commerciale. No, con l'asterisco, per semplificarci la vita. Float asterisco x vuol dire ricevo una variabile x che è un puntatore a un float, che è l'indirizzo di un float. Float asterisco y dice ricevi una variabile y che è il puntatore all'indirizzo di memoria di una variabile float. E questo lo faccio anche ovviamente nella definizione della funzione. Internamente, fatemi aggiungere due variabili temporanee, tutto per non complicare troppo le cose. Leggo le coordinate dentro A e dentro B, adesso lo chiamate A e B anziché lavorare direttamente con X e Y, perché adesso X e Y non sono più dei float, quindi non potrei usarli con la scanf. Allora, che cos'ha questa funzione? Cosa leggo? Leggo che la funzione riceve un puntatore e un float che si chiama X. Quello è l'indirizzo di memoria della variabile del main, non è della variabile locale, di una variabile del main dentro cui devo andare a scrivere il valore che adesso ho chiamato A, della scissa che ha inserito l'utente. E come faccio? Dico che il valore di A viene copiato dentro la cella di indirizzo X.
e il valore di B viene copiato dentro la cella di indirizzo Y. L'asterisco ha due, in questa videata ha due funzioni diverse. Alla riga 36 sta ad indicare che x non è una variabile di tipo float, ma è una variabile di tipo puntatore a float, indirizzo di un float. E questa è una dichiarazione di tipo. Nella riga 46 e 47 l'asterisco è un operatore che prende un puntatore e lo trasforma nella variabile puntata. Quindi x è l'indirizzo di una cella float, asterisco x è la cella float puntata da x. Quindi è la cella del main, è la variabile del main. Quindi mi trasforma un puntatore a float nel float da esso puntato. Quindi diventa a tutti gli effetti un sinonimo, un alias lo chiamano, della variabile originaria, un altro modo di chiamare quella variabile. Quella variabile si chiama ax, ma il nome ax qui dentro non lo posso usare. Allora non uso il nome ax, uso asterisco x. Cioè costruisco, la uso non per, non ho il suo nome, ma ho il numero, no? Con cui chiamarla. Non so come si chiama, ma so arrivarci lo stesso, perché ho l'indirizzo x e quindi la variabile sarà e asterisco x, con l'operatore in C si chiama operatore di dereferenziazione. Reference è il riferimento, cioè l'indirizzo, la conoscenza di dove si trova. Dereference vuol dire andare oltre, seguire il riferimento e arrivare al valore che mi era stato passato. Ma dal punto di vista pratico è tutto più semplice. Perché dal punto di vista sintattico, vi do un altro modo di leggerlo, x è un puntatore a float, asterisco x è un float. Lo leggiamo anche qua come sintassi, float asterisco x è un float, asterisco y è un float, perché y è un puntatore a un float. Quindi dentro la funzione, tutte le volte che abbiamo delle variabili passate by reference, per riferimento, per indirizzo, per puntatore, dentro la funzione non useremo mai x e y esplicitamente, ma useremo sempre asterisco x e asterisco y, perché vorremmo usare la variabile che mi era stata passata, di cui mi era stato passato l'indirizzo. So che è contorto. Date la colpa al C, non a me. Proviamo a vederlo, poi vi do un po' di respiro. Andiamo in debug per vedere che cosa succede questa volta. Inserisci le coordinate del punto A. Adesso, no, non questo, scusate. Se io guardo l'espressione e commerciale AX, lo vedo qua, non ho ancora fatto la chiamata, voglio solo capire meglio cos'è questo e commerciale. L'espressione e commerciale AX mi dice che è un puntatore a float e poi a fianco mi dà un valore strano, che tra l'altro è scritto in base 16, 0X è la notazione del linguaggio C per indicare la base 16. Infatti vedete che 28FF1C è un numero esadecimale. È un indirizzo di memoria, che a noi non dice assolutamente nulla, salvo il fatto che in quell'indirizzo di memoria il compilatore ha deciso che ci memorizzerà il valore corrispondente alla variabile ax. Quindi io sto passando la funzione a questi valori. Se entro dentro la funzione, vediamo che gli argomenti della funzione, x e y, sono due indirizzi di memoria. Sono scritti qua, e tra l'altro l'indirizzo di memoria di x, 28FF1C, è esattamente identico a quella e commerciale AX che avevamo visto prima. Adesso AX qua non funziona più perché AX non esiste dentro la funzione, leggi punto. Quindi io ho
ricevuto x e y che sono due indirizzi di memoria, dentro cui dovrò depositare, no, scrivere il risultato di ciò che leggo da tastiera. Adesso andiamo avanti a leggere la tastiera, leggi 1, leggi 2 e li ho messi in due variabili A e B. Adesso asterisco x uguale a prende il valore di A, cioè l'1, e lo mette nella cella di memoria il cui indirizzo è quello lì. Qual è la cella di memoria di cui indirizzo è quello lì? È la cella di memoria in cui è stata, l'indirizzo di memoria che è stato riservato per la variabile AX del programma main. Quindi sto andando a scrivere dentro la memoria delle variabili del main. Sto andando a sporcare le variabili del main. Ma va bene perché mi ha dato il permesso lui, mi ha dato la chiave per poterlo fare. Quindi quando faccio F7 non cambia il valore di X, non è cambiato X, è cambiata una cella di memoria, guarda caso, puntata da X. E idem sull'istruzione successiva. Quindi questa funzione non ritorna nessun valore, lei, ma nel suo lavorare è andata a modificare altre variabili. Perché per magia, quando ritorno al main, vedo che a x e a y sono state modificate. E la stessa cosa succede sulla chiamata successiva. In questo caso non sono entrato nel passo passo, in cui verranno passati gli indirizzi non più di AX e AY, ma l'indirizzo di BX e di BY. E quindi la funzione, senza saperlo, andrà a scrivere in due indirizzi di memoria che sono diversi da quelli di prima e quindi andrà a scrivere dentro due variabili diverse. Questo è tutto il ragionamento. La morale è più semplice. La morale è, quando voglio che una funzione possa modificare i valori delle variabili che vengono passati, devo fare tre cose. Tre cose. Prima cosa, dichiarare i parametri formali come puntatori. Quindi metterci un asterisco davanti al nome, parlando terra terra, sia nel prototipo che nella definizione della funzione. Prima cosa, dichiarare parametri formali come puntatori, asterisco davanti al nome. Seconda cosa, nel corpo della funzione ricordarci sempre di lavorare sulla variabile dereferenziata, cioè usare sempre l'asterisco davanti al nome. Questo asterisco fa parte del nome quasi. Non useremo mai x senza l'asterisco davanti in questa funzione, mai. Quindi lo mettiamo nella dichiarazione, dentro il corpo della funzione, poiché non vogliamo lavorare con gli indirizzi, non ce ne frega niente dell'indirizzo, ma ci interessa il valore che sta a quell'indirizzo. Quindi quell'asterisco è sempre lì appiccicato. Per quest'anno non andrà mai via da lì. L'anno prossimo sì. Seconda cosa, quindi prima cosa, dichiarare come puntatori. Seconda cosa, usarli sempre dereferenziandoli, con l'asterisco davanti. Terza cosa, nella chiamata della funzione, ricordarsi di metterle commerciale per estrarre l'indirizzo della variabile. Quindi, passare variabili by reference, ossia modificabili, significa fare queste tre cose. Passare variabili by value, cioè dandone una copia, significa non fare queste tre cose. Come si farebbe con la funzione distanza uguale distanza a x a y bx by, in cui per calcolare la distanza non ho bisogno che me la modifichi, ti passo la copia dei valori delle coordinate dei punti. Ok? Quindici minuti di respiro? 20? Ai 30 puntuali cominciamo.